La nostra mattinata inizia presto, prima del sorgere del sole, perché oggi andremo alle terme per il mio compleanno. Queste terme si trovano a Warrumbull, si chiamano Deep Blue e hanno un'entrata speciale al mattino che è quella meno costosa. Siamo all'incirca a 3 ore di macchina, 3 ore e mezza da Melbourne. Questa è la nostra ultima tappa prima di rientrare a casa e siamo nello stato della Victoria e siamo lungo la Great Ocean Road. Dopo che abbiamo passato circa 10 giorni a viaggiare in New South Wales e nel nord della Victoria, siamo ritornati lungo la costa. Noi stiamo viaggiando a giugno e come vedete fa abbastanza freddo in quest'area ed è una stagione abbastanza piovosa, quindi il tempo non è bellissimo, bisogna essere abbastanza fortunati. Qui abbiamo fatto la scelta poco comune che è iniziare dalla fine della Great Ocean Road. La Great Ocean Road è questa strada che va appunto lungo la costa nello stato della Victoria, è veramente piena di turisti, ma la fine della Great Ocean Road, che è la parte più vicina a Warrumbull, in verità non è così turistica ed è stato molto molto piacevole, ma più vi avvicinate a Melbourne più troverete tanti bus, tanti turisti, è pienissimo, ma alla fine è tra i posti più belli della Great Ocean Road e il mio preferito è stato appunto questo qui che vedete in queste immagini, che è il grotto. La Great Ocean Road la si può fare essenzialmente in un giorno, se volete ci sono tanti turisti che lo fanno in una giornata sola, ma noi abbiamo deciso di fermarci 2 notti per visitare dei parchi nazionali, quindi c'è molto da esplorare, non semplicemente la strada che va lungo la costa. E secondo me una tra le cose più belle da fare appunto nella Great Ocean Road è ammirare il tramonto lungo l'oceano, è veramente bellissimo. Per la notte ci siamo fermati in questa riserva a pagamento, non abbiamo dovuto appunto fare la prenotazione perché siamo completamente fuori stagione e questo posto era bellissimo, pienissimo, pienissimo di canguri. Il problema che si presenta quando campeggiate ed è un posto dove ci sono i canguri, c'è tanta cacchina in terra, tantissima, che è così difficile montare la tenda, dovete girare un sacco per trovare un posto che sia non troppo pieno di cacca e poi cercare di eliminarla, perché veramente ce n'è così tanta che è veramente difficile montare la tenda. Oggi abbiamo deciso che rientreremo a casa un giorno prima perché pioverà tutto il giorno. In questo momento ha smesso di piovere, ma vi faccio vedere il cielo come si presenta e ricomincerà a piovere tanto appunto per tutta la serata e tutta la mattinata. Quindi rientreremo a casa un giorno prima perché al momento ci troviamo 3 ore appunto da casa, quindi possiamo rientrare quanto vogliamo e abbiamo la tenda. Quindi sto facendo il caffè, colazione e poi inizieremo a guidare verso casa oggi. Prima di rientrare a casa però ci fermiamo nel luogo più famoso della Great Ocean Road, che sono i 12 Apostoli, ed è questa zona costale dove appunto ci sono queste pietre che sono state erose dall'oceano, ce n'erano appunto di più in passato ma stanno scomparendo e questo è assolutamente il luogo più famoso da visitare in questa strada.
ci vediamo alla prossima da American Coffee Travel, Caffè e Cappuccini. Ciao ciao!